dato ai discepoli l'annunzio della sua morte, sul santo monte manifestò la sua gloria e, chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. Carissimi amici, la Quaresima di quest'anno è molto particolare, quasi ci costringe a vivere la dimensione del deserto, della solitudine, dell'essenzialità. Certamente per noi che non siamo abituati è tutto strano, sconvolgente. Ogni giorno vengono fuori decreti, ordinanze e a volte non sappiamo più che cosa fare. Come comunità cristiana, su suggerimento della CEI, seguiamo scrupolosamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e per questi motivi sono sospese tutte le celebrazioni eucaristiche di ogni ordine e grado fino al 3 di aprile, compreso le esequie e i sacramenti. Noi sacerdoti, in forza del nostro ministero, siamo tenuti alla celebrazione eucaristica, ma lo faremo in forma privata e a porte chiuse, pregando per tutti voi. Celebrare a porte aperte, anche con orari non comunicati, è un modo per violare la legge e i decreti, e in un periodo così particolare non è opportuno fare i buonisti, creando poi anche dei pregiudizi sui sacerdoti che invece sono nell'obbedienza. Come comunità di San Giovanni in Calvi e Matrice non ci saranno dirette streaming di celebrazioni eucaristiche, ma sto pensando di preparare delle lezioni sulle letture domenicali e fare un cammino insieme sulla parola di Dio in questo tempo di Quaresima. Una parola ricca che ci parla della Samaritana, del cieco nato, di Lazzaro risuscitato. Ecco, è bello poter vivere queste letture insieme, commentate. Il nostro punto di riferimento in questo tempo di Quaresima e in questo tempo particolare è la Vergine Addolorata. Lei, anche se sotto la croce, ha l'anima trafitta da una spada, nel suo cuore c'è la certezza della risurrezione. Questa è l'immagine che dobbiamo avere noi, così come ci ha suggerito il prefazio che ho letto all'inizio. Solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. Ecco allora che ogni tempesta, anche quella più violenta, è temporanea. Il sole c'è, anche se momentaneamente coperto, ma prima o poi tornerà a splendere di nuovo. Ecco, Cristo è il sole che illumina la nostra vita e che presto tornerà glorioso, risorto. Questo è il tempo della Quaresima, il tempo dell'attesa, in cui noi attendiamo che Cristo, vincitore, torni in mezzo a noi. So che è un periodo difficile, ma possiamo farcela se restiamo uniti nella preghiera e soprattutto se restiamo a casa.